L'espressionismo. L'espressionismo è un movimento artistico nato nei primi 20 anni del Novecento ed è la prima tra le avanguardie storiche. È una corrente che raccoglie in tutta Europa diversi nuclei che si vanno sviluppando quindi in quella che è la zona più a nord del continente. Questi, seppur diversi, questi nuclei erano però accomunati dall'esigenza di poter esprimere attraverso l'arte quelli che erano i propri stati d'animo. Fondamentale per loro era la volontà di contrastare la società del tempo e proporre un'arte che fosse fortemente dirompente. Per fare questo, nelle proprie opere utilizzano quindi linee spezzate e aguzze che diventano quasi sgradevoli, ai quali si aggiungono colori acidi e stridenti. Troveremo l'accostamento di colori come il giallo, l'arancio al blu. Tutto ciò doveva comunicare la propria denuncia, la propria polemica verso la società del proprio tempo. L'espressionismo nasce in quell'atmosfera di disagio e turbamento che è l'atmosfera che precede l'avvio della Prima Guerra Mondiale. In realtà l'espressionismo si sviluppa in tutta Europa, ma ci sono dei luoghi nei quali esprime al meglio il proprio sentire. Questi sono la Francia, ma soprattutto la Germania. È in Germania che tra il 1905 e il 1913 nasce una necessità di ribellione, di rifiuto per ogni forma di conformismo. Gli artisti qui non si limitano a guardare la realtà del proprio tempo, ma ne colgono quelle che sono le contraddizioni. Ed è in questo momento quindi che si può assistere all'espressionismo come una corrente artistica, che rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso le emozioni, che sono sia quelle positive che quelle negative, quindi dalla speranza alla paura. Possiamo identificare quindi quelle che sono delle caratteristiche principali che ci permettono di identificare un'opera espressionista: la valorizzazione dell'arte popolare, l'eliminazione della prospettiva, la rappresentazione simbolica della natura, la deformazione delle figure ed il colore che diventa espressione del proprio stato d'animo. Sono cinque quindi i punti che ci permettono di identificare quella che è un'opera di un artista espressionista. Vediamo ora quelli che furono i diversi gruppi di espressionisti che si svilupparono in Germania. Questi sono i Die Brücke, Blue Rider e la Nuova Oggettività. I Die Brücke rappresentano il ponte. Loro si definiscono letteralmente un ponte verso il futuro, o meglio un ponte di passaggio tra il passato ed il futuro. È un movimento che nasce a Dresda nel 1905. Abbiamo detto essere un passaggio verso il futuro e loro esprimono questo attraverso le immagini aggressive, i contorni netti e forti contrasti cromatici. Un esempio è costituito da Marcella, che è un'opera realizzata da Ernst Ludwig Kirchner. Si tratta di una ragazzina seduta, nuda, sul bordo di un letto sfatto che tiene le braccia incrociate in grembo e guarda dritta davanti a sé. Lei però non sta guardando lo spettatore, ma sta guardando al suo avvenire, cioè al ruolo che la società ha in serbo per lei, al ruolo di donna, di moglie e di mamma. E quindi diciamo che quest'opera diventa un simbolo di quella che è una condizione sociale che affligge in questo caso la ragazza, ma che affligge appunto tutte le donne. Per far questo, Kirchner utilizza quindi quelli che sono dei colori vivaci, quindi i verdi acidi, gli arancioni e gli azzurri, e l'azzurro, che vanno ad unirsi a quello che è l'utilizzo di linee rette spezzate, inspessite, marcate a tal punto da far convergere l'attenzione dell'osservatore verso il volto della giovane, che è la parte visivamente più pesante di tutta la composizione, dove gli occhi e le labbra risaltano rispetto a quello che è un viso bianco di Marcella, che possiede poi questi lunghi capelli neri che sensualmente gli cadono sulle spalle. Sulla tela, Kirchner rappresenta quindi quella che è la donna in divenire, esprime il ritratto, o meglio, di quello che è una mutata concezione della femminilità. Quindi lui ha una visione violenta dell'opera, questo perché ha una visione pessimistica. Per Marcella l'unico modo per farsi strada nella società è sfoggiare la sua sensualità, che però va a, diciamo, come dire, è stridente, cioè stona con quella che è la condizione, che è quella ancora di bambina, ma che di lì a poco potrebbe cambiare, diventando quindi un'affermazione, o meglio una chiave di affermazione nella società.
Un'altra espressione artistica legata all'espressionismo tedesco è il The Blaue Reiter. Letteralmente significa il cavaliere azzurro. Il nome viene tratto da un'opera di Kandinsky. Kandinsky, infatti, insieme a Franz Marc, fonderà nel 1911 a Monaco di Baviera proprio il cavaliere azzurro. Hanno delle peculiarità. Il colore ha una valenza simbolica e c'è una tendenza all'astrazione. Un esempio è costituito da tre piccoli cavalli blu realizzati da Franz Marc. Si tratta di un'opera in cui appunto questi tre cavalli di colore azzurro, quindi con queste criniere verdi, si stagliano su di uno sfondo e quasi occupano l'intera tela. I tre cavalli vanno a contrastare quindi con quello che è un paesaggio retrostante che, così come i cavalli, non ha nulla di naturalistico, ma spiccono appunto per lo sfondo i colori del rosso, del giallo e del verde. In realtà, come potete osservare, rispetto a quella che è l'opera di Marcella realizzata da Kirchner, in questo caso ciò che emerge è proprio la mancanza di questa linea netta, questa linea marcata di colore nero, ma al contrario qui le linee si fanno più sinuose. Altra espressione artistica dell'espressionismo tedesco è sicuramente la nuova oggettività, che emerse con le opere di Otto Dix e George Grosz. Si tratta di una vera e propria satira sociale, una vera e propria satira politica. Quindi un esempio di satira politica sociale ci è data da un'opera di George Grosz, le colonne della società. Si tratta di un'opera che presenta in primo piano quello che è un borghese reazionario che possiede tra le mani da una parte quella che è una sciabola e dall'altra invece un semplice boccale di birra. Sulla cravatta però emerge un elemento importante, c'è una spilla e questa spilla rappresenta ovviamente la svastica e quindi ci fa capire quella che è il pensiero politico di quest'uomo. Alla nostra sinistra invece, poco più arretrato, troviamo quella che è l'immagine di un giornalista che si è venduto al potere. È un giornalista, lo vediamo quindi la piuma per la scrittura, ma vediamo anche i giornali tra le mani. Però osserviamo come questo essersi venduto per l'artista viene raffigurato, insomma, con quello che è un proprio pensiero che non è sicuramente positivo, perché in testa pone quindi un vaso da notte, diciamo, è come se gli stesse dicendo che hai del letame nel cervello, mentre alla nostra destra, sempre poco più arretrato, troviamo quello che è un politico. È un politico che viene rappresentato con quelli che sono i simboli in questo momento. Il socialismo e il lavoro, quindi un piccolo volantino, quindi con quello che è uno degli stemmi, diciamo uno degli slogan più famosi del periodo, insomma quello che doveva colpire un po' alla pancia del popolo, con quelle che erano le problematiche legate quindi al popolo, e poi c'era invece ovviamente il nazionalismo, quindi che emerge attraverso l'utilizzo di una piccola bandierina. Poco più arretrato, quindi al centro, in alto, troviamo quella che è la posizione politica della religione, e quindi la religione, come vedete, è all'interno di un medesimo gruppo, quindi la pensa esattamente come i personaggi sottostanti, quindi ha una concezione nazista della politica, insomma, il pensiero è prettamente nazista, rivolge le sue mani verso l'esterno come se stesse un po' spiegando alla popolazione quei pensieri dal punto di vista religioso, il tutto però produce alle spalle sulla sinistra una città completamente devastata, bruciata, mentre sulla destra emergono dei personaggi che altro non sono che dei militari, che vengono rappresentate con le fattezze, diciamo, un po' mostruose, sono dei fantocci. Quindi, sostanzialmente, abbiamo visto la presenza quindi di tre espressioni artistiche dell'espressionismo. Scusate il gioco di parole. Ma al di là di questo, quindi, sappiamo che l'espressionismo rappresentò una reazione, quindi, a quella che era il potere politico. Anche in Italia c'è una reazione a quella che è la politica dell'epoca. Il movimento che nascerà in Italia sarà un movimento che andrà a sostenere la politica mussoliniana, quindi sarà un movimento molto importante per la diffusione del regime. Parliamo del futurismo. Il futurismo è un movimento artistico nato in Italia nei primi anni del Novecento. La denominazione si deve a Filippo Tommaso Marinetti, un letterato che pubblicò il 20 febbraio del 1909 il Manifesto Futurista su diversi quotidiani italiani e sul quotidiano francese Le Figaro.
Questo fu un movimento che travolse ogni forma artistica, dalla pittura alla scultura, all'architettura, alla letteratura, alla filosofia, il cinema, la danza e il teatro. I primi anni del Novecento rappresentano un periodo di grandi cambiamenti politici. L'arte e la cultura vengono letteralmente stimolate dalle due guerre e dai profondi cambiamenti dal punto di vista politico che sono in atto in questo momento. A questi si aggiungono l'invenzione della radio, le prime cineprese, la diffusione su larga scala dell'utilizzo delle automobili, la luce artificiale. A tutto ciò va aggiungendosi un elemento fondamentale, che è l'evoluzione della catena di montaggio. E questa porterà all'abbattimento dei tempi di produzione per la realizzazione di molti prodotti, ma anche un cambiamento radicale della percezione delle distanze e del tempo impiegato per raggiungere queste distanze. Nella vita entra un nuovo fattore, la velocità. I futuristi, in nome della velocità, sono disposti a distruggere musei e biblioteche. Questo tecnicamente rappresenta un simbolo di come siano disposti a rompere quel legame con il passato. I maggiori esempi di arte futuristica sono presenti in pittura. Nelle opere pittoriche è quasi sempre presente la ricerca di un concetto fondamentale, qual è quella del dinamismo, secondo la cosiddetta estetica della velocità. Il soggetto, quindi, e lo spazio non appaiono mai statici. E per fare questo utilizzano linee di forza, quindi la linea, a seconda della posizione che occupa, agisce diversamente sull'osservatore. Allo stesso scopo creano piani e colori che si intrecciano dando vita ai cosiddetti contrasti simultanei. Di forma di dinamismo è sicuramente di un cane al guinzaglio realizzato da Giacomo Balla. Si tratta di un semplice cane scodinzolante che va a spasso con la propria padrone, dove la stessa immagine viene leggermente ruotata, leggermente spostata per dare origine quindi a questa sensazione di movimento. Un'altra opera di Giacomo Balla, in questo caso Automobile in corsa, mostra quindi queste linee sinuose, queste spirali che sembrano dare l'impressione di velocità, è come se la macchina di lì fosse passata e fosse sfrecciata via. Quindi abbiamo visto come uno dei più grandi artisti relativi al futurismo sia stato Giacomo Balla, al quale però si unisce uno dei più rappresentativi, diciamo, scultori e pittori dell'arte futurista, quale fu Umberto Boccioni. Un esempio delle sue opere è dato dal dinamismo di Footballer. In realtà si tratta di un giocatore intento proprio nell'atto di giocare, ma la scomposizione delle figure rende davvero difficile quello che è il riconoscimento dell'immagine principale. A malapena si distingue quello che è il busto dell'uomo, che viene però ripetuto più volte ad indicare proprio questo spostamento. Boccioni però è anche l'artista che meglio incarna, o meglio è lo scultore per eccellenza del futurismo. In questo caso vi riporto Forme uniche della continuità nello spazio, che è una statua bronzea, viene realizzata per rappresentare il movimento dell'uomo nello spazio e l'atto che compie l'uomo nel muoversi. Nel Novecento, abbiamo detto quindi più volte, c'è uno sconvolgimento del sistema politico-culturale che caratterizzerà l'Europa. E tra questo vi è una trasformazione culturale importante, cioè l'intera Europa riscopre quelli che sono i luoghi primitivi, le figure primitive e le arti dei popoli lontani, quelli dell'Africa, dell'Oceania, dell'America settentrionale e dell'Estremo Oriente. Parliamo ora dell'arte africana. Per arte africana si intende l'arte dei popoli che sono situati al sud del Sahara e che per molto tempo non hanno avuto contatti con la cultura artistica europea. Al contrario, sarà tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento che l'Europa si interesserà a questo tipo di cultura artistica, che anzi diventerà un vero e proprio riferimento culturale per gli artisti del Novecento europeo. Si tratta per lo più di maschere che venivano intagliate nel legno e molto spesso venivano decorate. Le decorazioni potevano essere o semplici pitture oppure venivano applicate degli ornamenti con altri materiali, quindi materiali che loro avevano a disposizione. Potevano essere la paglia, le bacche colorate, le conchiglie, semi, piume.
Al di là quindi della singola diversità che ogni maschera possiede e possedeva, queste maschere hanno comunque elementi, diciamo, in comune, come la deformazione dei volti, che molto spesso presenta degli occhi che assumono molta rilevanza, quindi possono o esageratamente grandi o molto molto piccoli. Quindi, come abbiamo detto, molti artisti si ispirarono a queste opere, e tra questi artisti spicca Pablo Picasso, un giovane pittore spagnolo che da alcuni anni è stabile a Parigi e stava faticosamente cercando uno spazio in questa realtà così dinamica della pittura parigina. Guarda quindi a queste opere fino al 1907, quando realizzerà un capolavoro controverso intitolato Damoiselle d'Avignon. Letteralmente le signorine di Avignone, ma qui ad essere rappresentata non è la città di Avignone, ma la rue d'Avignon, una via parigina, diciamo, dove avevano sede, o meglio, dove aveva sede un famoso bordello, quindi in realtà le ragazze rappresentate sono prostitute in attesa. Il tema in realtà non è particolarmente scabroso per l'epoca, però la novità di Picasso consiste nell'aver dato a ciascuna figura, a ciascuna delle ragazze, una forma anatomica diversa. È come se l'artista in quest'anno di svolta avesse abbandonato la forma accademica. È come se avesse voluto cercare altri influssi, come abbiamo detto quelli dell'Africa nera. Molto ben riconoscibile quale fonte di ispirazione, soprattutto per quanto riguarda quella che una delle ragazze posta in primo piano, come possiamo dire, quella meno accademica. Quegli influssi nuovi e diversi che venivano recepiti all'inizio del Novecento nelle esposizioni, nel gusto e nel collezionismo francese più avanzato. C'è una vera e propria rinuncia alla prospettiva volumetrica. Tutti i personaggi vengono proiettati verso il primo piano. C'è poi l'uso del colore, che è ancora piuttosto intenso e carico, ma come se si volesse aggiungere un'ulteriore brutalità alle immagini. È un'opera destinata a rappresentare un momento di frattura nella storia dell'arte occidentale. È un momento in cui Picasso concentra, cioè scompone la figura umana e gli oggetti, per portarsi poi più in là verso il cubismo, che sarà uno stile che caratterizzerà la figura di Picasso ed un altro artista quale Braque, che condivideranno appunto questo stile artistico, che però ad un certo punto sarà interrotto dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale.